Sono Carlo Fatuzzo, segretario nazionale del Partito Pensionati e sono qui per illustrarvi la posizione del Partito Pensionati sul referendum, che è un no, perché il Partito Pensionati chiede che la Costituzione venga cambiata solamente con una assemblea costituente. E in più il Partito Pensionati vuole che la parola pensionati si trovi nella nuova Costituzione. Attualmente non c'è la parola pensionati né nella vecchia Costituzione né nelle proposte di modifica, quindi no al prossimo referendum. Ma sono qui soprattutto per ricordarvi che il Partito Pensionati non è un partito di destra, non è un partito di sinistra, non è un partito di centro, è un partito per i pensionati, con i pensionati, a difesa dei pensionati. Cosa vuol dire che il Partito Pensionati è un partito per i pensionati? Vuole dire che coloro che oggi sono in pensione debbono, ripeto, debbono assolutamente ribellarsi a tutte le ingiustizie che subiscono, a tutte le ingiustizie che subite quando diventate anziani e dovete vivere con la sola pensione. Ma come fate a sopportare di avere una pensione così misera, così da fame, che non avete la possibilità né di curarvi le malattie né di comperarvi quello che è indispensabile per vivere ogni mese? Come potete non ribellarvi vedendo che ogni anno che passa la vostra pensione è sempre di meno e tutti vi promettono? E voi giovani, che sapete che non avrete mai una pensione, come potete continuare a non ribellarvi quando ogni mese vi fanno pagare per una pensione che non avrete mai un terzo del vostro stipendio, il 34%? Dovete riscuoterlo subito, perché la pensione è una promessa che né il centrodestra, né il centrosinistra, né il centro manterranno mai. L'unica possibilità per avere giustizia è il Partito Pensionati. È per questo che io invito tutti voi che mi state ascoltando, che avete la pazienza di ascoltare il Partito Pensionati, io vi invito a telefonarmi, a telefonare al 339-833-0022, perché telefonando al 339-833-0022 io potrò mandarvi la bandiera del Partito Pensionati, potrò fare in modo che in ogni comune d'Italia ci sia un rappresentante del Partito Pensionati, perché alle prossime elezioni vogliamo assolutamente entrare in Parlamento. Viva i pensionati, viva il Partito Pensionati, all'attacco pensionati!